realizzando il progetto di rinnovamento e di riforma oggi necessari e urgenti, l'Italia potrà essere, lo dico con fiducioso realismo, più protagonista in Europa e nel mondo. E anche l'Europa, lo sappiamo, è chiamata a una sfida che è contemporaneamente di crescita e di equità. E vogliamo a questo dare il contributo anche sul piano europeo. Mi sembra assolutamente naturale che adesso occorra anche agli occhi dei mercati, ma ripeto, prima di tutto agli occhi della collettività italiana e di tutti noi, occorra arrivare alla formazione del governo, alla definizione della compagine che vi assicuro sarà convincente ed efficace dei ministri e all'annuncio e alla presa di misure incisive. E io non ho mai usato né il termine lacrime né il termine sangue, il termine sacrifici forse sì, ma sono trovo positivo che le forze politiche che ho incontrato oggi abbiano percepito, ma certamente non tanto da me quanto dalla loro stessa consapevolezza, la serietà del momento che stiamo attraversando.